Fischiato tonno calcia rotondano, blocca Mosella in due tempi. Allora, con un po' di fortuna comincia anche l'undicesima settimana della 19esima edizione dello Sbordone League, l'ultima settimana per le regular season. Tanta pioggia è caduta prima di questo match in programma per le ore 17 di questa domenica sbordoniana. Saranno 7 appuntamenti, gli ultimi 7 che riguarderanno i gironi Elite, Major e Under. Dopodiché dalla settimana prossima si entrerà nella fase finalissima di questa edizione. 16 squadre in Champions, il restante in Europa League ad affrontarsi per il titolo di campione d'edizione. Dagli ottavi di finale in poi saranno tutti scontri diretti. E allora in campo alle ore 17 ci sono due match in contemporanea. Sul B4 stanno giocando Red Bull Bragantino contro gli Idra, mentre qua, anzi gli Internavas, mentre qua se c'è subito un fallo, calciotto di campo Kennedy. Le due compagini subentrate a Mossos e Portland, i Patat FC contro le Betulle. Due squadre che a quanto pare si conoscono anche tra di loro, ci sono tantissimi giocatori che hanno già condiviso qualche esperienza torneistica amatoriale e sono già stati rivali e compagni. E allora i due capitani Mancini e Riolo, iscritti durante questa 19esima edizione dello Sbordone League, si sono ritrovati di fronte in quest'ultima settimana disponibile per giocarsi i punti regular season. Qua Cafiero, occhio perché è uno specialista, già segnato due volte, conta i passi, osserva la barriera, osserva Yengo, vediamo un po', vigila Cristiano su quel lato lì. Cafiero, tanta calma, fischio dell'arbitro è già venuto, destro un bolide fuori di nulla. Allora, se le Betulle hanno sostituito il Portland che era 0 punti, hanno conquistato sino ad ora solo 2 punti, 2 pareggi. I Patriots sono stati leggermente poco fortunati, hanno subentrato al Mossos che avevano già disputato qualche partita e conquistato punti, 8 punti per la formazione dei Patriots FC che hanno esordito vincendo contro i Golden Boys. Portandosi appunto a 8 punti in classifica, arrivavano con 5, si erano iscritti subentrando ai Mossos. La rimessa battuta lunga. E allora i Patat, in porta c'è il Moselito, l'attaccante capocannoniere della New Team, che anche tra i pali non è male. Al centro c'è Cafiero, a destra Turizio, a sinistra intanto la palla è lunga. Vediamo un po' di Bonito Conversano, Ciampaglia, Ricchi. Conversano? No? Sì, sì, Conversano a sinistra, ok. Prima volta per me commentare i Patriots. E quindi occhio agli svarioni dei nomi. E allora, in maglia bianca, svelata la formazione, Moselito in porta. Al centro Cafiero, a sinistra Riolo, a destra Turizio. Centrocampo a tre, lì in mezzo Conversano, mezzo destro. Tanto questo pallone è lungo, lungo per tutti. Ricchi è sicuramente l'attaccante. Calabro è il mezzo destro. Lì in mezzo abbiamo detto Conversano. Eh sì, un po' difficile perché per me è la prima volta commentare la squadra in maglia bianca di Padova. Vediamo un po' se riuscirò a prendere dimestichezza con i loro cognomi, le loro posizioni in campo. Maglia nera, le Betulle, sempre porta Yengo. Al centro Miraglia, a sinistra Cristiano. Tanto buono il recupero qua, no, perso Ricchi. Partita già iniziata con buon ritmo. Branco terzino destro, De Vito e la mezzala destra. Con il contrario, anzi De Vito in questo momento praticamente terminale offensivo perché Rotondano va a pressare alto, ma di solito gioca lì a centrocampo. Forse oggi Rotondano gioca terminale offensivo. Squadra ancora in fase di studio, ma occhio a questo pallone che si impenna. Palo e poi entra dopo. 1-0 per l'FC Patat, trovano un gollonzo finale, ma il tocco sotto e lo scavetto in uno contro uno era molto delizioso. Però quindi autogol, perché ce l'aveva fatta quasi il difensore
maglia nera, salvare tutto. Poi c'è stato un rimpallo clamoroso, palla barcato là lì, autogol procurato, vantaggio per la valutazione di Padova. C'è un fischio, c'è un lascio, capello di testa, Rotondano sulla sfera, buona la soletta, cerca spazio, torna dietro Cristiano, rimpallo, rimessa. Padre. Ah, ma si chiamano Padre, cioè io non ci posso fare niente. Ma ha tolto ragazzo vicino a me. Chi ha segnato? Ma tu chi sei? Oh, Padre. Infatti, raga, sono fatto qua. Alla lunga potrebbe portare a qualche... nervosi. A qualche, chissà, discussione. Ragazzi del futuro, non fate squadre con nomi che possono... Questa è la seconda volta, perché esistevano gli Assoreta, però li abbiamo concessi perché poi gli Assoreta, piccolissimi loro, e non quest'anno questa più, edizione adesso ci chiamo te e te avanzate, come vado, siamo vado io, spingiamoci dai. Sì, è arrivato Rotondano col destro, siamo lontani dalla porta, prova lo stesso, alta, anzi molto larga, imposta a Cafiero, palla troppo esterno, allora rimessa, cambio di fascia con le mani di qua, sale e poi palla centralmente messa, occhio al taglio di Bonito, arriva col destro invece Palumbo, e sì, piano piano sto iniziando a riconoscerli tutti quanti, per me nuovissimi, sono tutti per me sbordoloni nascenti. E allora occhio a Calabro, gran palla di là, lunga, troppo forte, peccato perché era una bella idea. Sale Miraglia, Branco con l'esterno, male, rimessa, c'è un cross, c'è la respinta di Yengo, calcio d'angolo per i Padet, occhio al cross, colpo di testa di Turizio, le mani di Yengo che poco fa era riuscito a smanacciare su un tiro cross forte, mangia uno, non ripreso perché stavo consegnando la distinta al direttore di gara. Si va con le mani, colpo di testa a smistare centralmente di Ricchi, occhio a questo pallone, c'è un fallo prima? Sì, fallo lì, assente Luis Libraro oggi perché pare che ieri mentre loro notti brave, perché voi fate notti brave, possiamo dire. Invece no, giocando in maniera ludica, no? Gli amici, scivolato, si è praticamente ammazzato un'anca, quindi non sarà del match. Qua invece si studia la mossa, Cafiero servito corto, Ricchi deve ritornare dal centrale che imposta della squadra, è maglia bianca, Mancino per Calabro che corto va da Ricchi, prova lì, palla lunga, rimessa, Yengo va a bloccare in due tempi, su questo colpo di testa, rimessa laterale, ho scoperti quelli delle betulle, Ordi taglia il campo, allarga di là, Branco sopraggiunge, mette fuori con grinta il centrocampista della formazione di... con le mani, Branco, sale anche Cristiano, Cafiero impatta, Ricchi controlla, esce dal traffico, Turizio, ancora Ricchi, largo, tocco centrale, poi riesce a mettere un piede in questa circostanza, Palumbo. Quindi non sappiamo se Palumbo, Palumba, Palomba. Oh. No, vabbè, ma tu mi stai. Io lo so. Non te la ricordi più, ecco. Quello è il problema. Infatti per noi è molto difficile, vedi, perché non c'è un Palumbo, ci sono tanti. Una palumba, varietà, vai, diciamo. Quindi anche per noi è difficile, dici, ma qui io quello lo so. Però, qual è il vero? No. Allora confermato Palumba. Poi vediamo. Cafiero. Lunga. Oh, Cannezzo! Esce qui in mezzo Calabro col mancino, poi rimpallo. Ordi. Tura, mette giù. Giro di Ricchi e palla di là a Branco. Sale un po'. Va dentro al campo. C'è fermo. Allora calcio di punizione col mancino. Alto. Occhio a questo rimpallo. Yengo con le mani sul pallone. Occhio a questo inserimento. Numeraccio di Yengo qua su Ricchi.
si concede il brivido del dribbling ben riuscito, poi qua però Miraglia ci spiega un po'. Ricchi, momento di Calabro dentro, invece non viene servito, allora si riparte da Conversano, dovrebbe essere, c'è fallo, punizione, c'è calcio di punizione, quindi qua raga Fiero, anzi no, morbida invece il suo compagno sulla barriera. Torniamo, Luca sta camminando. Pattino io quando cambio fascia con queste scarpette. Prova Calabro dentro, Miraglia si frappone poi sinistro, ma non è di Yengo che alza in calcio d'angolo. Alza in calcio d'angolo Cristiano sul tentativo di Diolo, se non erro, dovrebbe aver tirato lui. Va col sinistro Ricchi a giro sul primo, mette la testa a Palomba, poi Cafiero aggancia, la serve dietro a Conversano che va in porta. Sale orditura, puntati 3, sterza a destra, allarga Branco. Ancora Ordi, entra dentro al campo, un po' di soletta, si allunga bene, va giù, contatto, punizione, bella giocata di orditura qua. Gocciola di nuovo, mentre va col sinistro ancora sul secondo palo, Mosella, chiama bocca bene. Allora, mi sa che devo andare a riprendere l'ombrello. Sarà lunga questa domenica pomeriggio, ci saranno 7 appuntamenti sbordoniani, 5, poi 2 in contemporanea, una alle 17, una quella della chiusura alle ore 21 con 2 match in Major League, si giocheranno tutti quanti l'accesso alla Champions, sia la terza che la quarta, che la quinta, che la sesta, per le prime 5 posizioni. Tante squadre in ballo nel finale di questa domenica sbordoniana, speriamo ce lo faccia fare il meteo. No, conclusione, fondo. Branco col destro, prova col surplus sotto al pallone, va via bene, palla ad Arrotondano, Mancini va in porta, smanaccia Mosella, rinvia, difensore della squadra maglia bianca, orditura, ancora entra dentro al campo, prova la finta, attacca Calabro, mette la punta su questo pallone, fuori Branco con le mani, colpo di testa di Calabro, poi Conversano fa il giro, va da Cafiero, ultimo uomo che smista bene, largo a sinistra, l'unico giocatore questo qua, terzo a sinistra, oh tacco qua di Conversano, gran palla dentro, poi apre Riolo, non chiude, ne serve un compagno, una metà tra un tiro e un cross. Si va con le mani, palla fuori per Rotondano, anticipato, Ricchi prova a sistemare, poi occhio, ai ai ai, che poi scontro lì sulla tangenziale, vediamo un po' che si sono fatti. E allora Di Bonito è lui, e corsia sinistra Riolo, capitano, Ciampaglia, gioca mezzala, intanto il sinistro di Ricchi e il 2-0 dell'FC Patato. Occhio a come lo si dice e a chi si rivolge. E allora lui è Ciampaglia, ora esce, ho confuso lui per Riolo a un certo punto, Riolo è il terzino sinistro, capitano della squadra in maglia bianca, e adesso entra Di Bonito, svelati i misteriosi per me giocatori in maglia bianca ormai per una ventina di minuti, quasi fine il primo tempo. Libraro, che minuto siamo? Non lo so, mica prendo il tempo, io sto qua a fumare la sigaretta per la partita dei miei giocatori. Se... No, non ce l'ho. Calabro, smista a destra, Ricchi, grande aggancio, rientra Mancino deviato, angolo, Don Antonio, bravo Ricchi. E chiedi a Vittorio, dopo fare l'intervista, Vittorio gli chiederà dopo i primi 5 minuti di gioco chi era Babbo, la mia mamma, pulce. Quanto sei le... Dillo chi era più la mia pulce. Ok, dillo più veloce. È stato subito individuato come la mia pulce. Vogliamo il calcio d'angolo? Lo so, no, penso che sia abbastanza bello. Dall'altro lato però, primo palo è uscito. Ok, quindi Ricchi è la pulce di Don Antonio. Cosa aspetti? No, no, l'ho detto. Cross non aggancio, alla lunga di Turizio, fondo.
Provano il giro palla alle betulle con difficoltà in questo primo tempo, soprattutto a trovare spazio. Solo Ordi più o meno è riuscito a trovare qualche giocata, ma sempre poi braccato da due o tre avversari, come in questo caso Ricchi la ruba, la gioca sempre col sinistro. C'è fare qualcuno qua, non c'è nessuno. Fuori Soletta, sale Palomba, smista a destra Branco, supera la metà campo, è in verticale, fa 1-2 con Di Bonito che è un avversario, e poi la chiusura di Riolo, rimessa, le mani da questo lato, l'aggancio in mezzo a due, anzi è un passaggio per Rotondano che il calcio lo subisce, ma non c'è il tempo per battere questo calcio di punizione. Primo tempo, dice Don Antonio, 2-0 per i Patet Mosella contro le betulle. Allora comincia la ripresa tra Betulle FC e FC Patet. Risultato per adesso di 2-0 per la squadra in maglia bianca, che in questo momento salirebbe ad 11 punti in classifica se le cose rimanessero così. Proprio un punto in meno ai Red Bull Bragantino, impegnati in questo momento contro gli Inter Navas, quindi non potrebbero mai raggiungere la zona Champions, però questa è una squadra che in Europa League potrà fare benissimo, viste le prime uscite, visti i primi 75 minuti di calcio sbordoniano per questa squadra. Diego con i piedi, Cristiano, sale Palomba, forse calcio su di lui, si gioca. Rotondano, oggi meno brillante del solito rispetto all'ultima uscita, ma qua riesce a rigiare e conquistare un gran pallone, smista da quel lato, prova a caricarlo Libraro qua a bordo campo, che non può essere del match per questo strano infortunio, misterioso infortunio. Sale Branco, testa bassa, piattone, chiude bene Riolo. Miraglia messo in difficoltà da questa rimessa laterale, allora Riolo fa salire subito il pallone per Ricchi che la gioca di là. C'è un tentativo, forse una spinta su Mancini, non c'è fallo e io devo andare a correre. Succede? Bravo Cri, combatti. Branco mette giù, sale un po' qui sulla destra, poi Riolo chiude, rimpallo che favorisce però la squadra in maglia scura, piede sul pallone e calcio d'angolo. Batte raso, colpito Mancini, poi Ricchi allarga bene per Calabro, punta sul pallone, scatta Iengo in uscita, bene questa forse la rimessa, no, occhio che come la settimana scorsa è sempre fuori porta di questa situazione qua, non c'è fallo su, così vediamo un po', fallo di là però su Ricchi. Allora Variolo, barriera 2, Iengo che sistema Variolo, palla che gira, fondo. Con questa palla al centrocampo la squadra in maglia bianca. Ciampaglia, buona la finta, salta l'uomo, piazzato, piedone di Iengo che salva la porta. Poi sbuca Di Bonito e cambia tutto di là per Turizio. Lungo linea, buona la fina, la finta di corpo e l'altra finta. Poi palla scaricata dietro per il destro di Calabro, alta. Ottima giocata di Conversano. Sale Branco, allarga. E allora pioggia che ora aumenta la sua intensità, prevedibile, ormai farà questo penso tutta la domenica, nel senso che piove, spiove, poi qua c'è fallo e c'è punizione. Allora sente freddo in gola, Miraglia deve correre a prendersi uno scaldacollo. Però c'ha freddo in testa e non in gola. E allora punizione per la formazione gli FCP. Palomba, raso, no scusate, erano le betulle, mamma mia che svista e che abbaglio preso improvvisamente, stavo pensando allo scaldacollo di Miraglia che poi si è messo in testa. Branco con le mani, rimpallo qui in mezzo, poi Di Bonito spalla a spalla con Palomba, testa bassa, ai ai ai, funziona, tuffo senza piscina perché ancora l'acqua non è allagata. Sintetico in, sul muso, vuole battere veloce ma c'è il fischio.
Allora palla di là verso Palomba che sistema, va col destro, c'è forse una mano di Durizio, poi rinvia Di Bonito, messa. Buon momento delle Betulle che stanno alzando il baricentro e provano a cercare di trovare il gol che riaprirà questo match, se arriverà. La fiera lontana. Vediamo un po', Cristiano Mancini, capitano delle Betulle, col pallone, dietro a Miraglia, ultimo uomo pressato da Conversano, poi il pallone finisce su Di Bonito, un po' di finte, va da Ricchi, 1-2, Ricchi col destro stavolta, vola, Iengo, dice di no, ah, era Ciampaglia, hai ragione, Ciampaglia, mamma mia, perché Ricchi è qui fuori, però, raga, tutti spugnati, voi avete le capigliature un po' simili, allora... Scende Calabro, lui è facile da distinguere, e Iengo soprattutto mette il corner. ma a 20 metri il naso in particolare è un po' difficile. Ingoia Iengo, il cross dalla bandierina che ovviamente Kennedy non ci stanno. Bene Orditura e poi palla larga qua a Branco. Si alza un po'. Bravo, ancora Branco riesce in qualche modo a passare in mezzo a due. Non sul terzo. Orditura, Palomba, in porta col sinistro, Mosella in due tempi. Recupera questo pallone Palomba dal piede di Durizio, lo affida a Rotondano. Mancini, contatto, punizione. Parte Rotondano, in porta Mosella sulla traversa, che intervento. Ormai oltre che capocannoniere dell'Under sta diventando anche uno dei migliori portieri di questa lega qua, il Moselito, incredibile, multiskill. Dietro Mancini, Iengo col sinistro, trovato De Vito, poggio Orditura, trovano il duello, 2 contro 3, Ordi col destro, palo esterno. E poi sì, eravate poi un avversario, e Luis sotto l'ombrello, questo è proprio sportività, questo è il calcio che ci piace. Palla lunga da parte di Cafiero che trova Ricchi appena entrato. È uscito, che è uscito però? È uscito Turizio. Prova col destro, ancora Ciampaglia. Murato all'avversario, rimessa laterale. Ricchi, chiuso, rimessa. Occhio alla formazione di maglia bianca con le mani. Già in vantaggio di 2 reti. Palla dentro. Colpo di testa, Branco controlla, rimessa. Calabro con questo piattone in mezzo tra centrale e terzo a sinistra, la maglia nera, ancora Calabro che la va a rubare, Ricchi sinistro, scheggiata la traversa. Cristiano la muove, Rotondano, anzi Miraglia, ultimo uomo, errore, ma Iengo vigila, occhio. Questo disimpegno nell'area di rigore, però escono bene quelli delle Betulle con Orditura che prova a caricare il destro, vintato poi sul sinistro di Vito, poi ci sono una serie di contrasti e pallone che viaggia in questi 20 metri quadrati qua esterno, chiusura di Branco che quasi mi ammazzava con le mani, Ciampaglia fida Rioni, l'inserimento di Conversano, Iengo ha già capito tutto, esce bene. Buon momento della partita, ritmo, intensità tra Betulle e Patito. FCP. Qui non controlla il passaggio di Miraglia, Branco, allora si va con le mani di Riolo. Cerca l'inserimento centrale di Conversano e poi rimpallo con Muso, incluso di Ricchi. Messa a fondo. Calcio d'angolo con Rotondano che fa 1-2 con De Vito, scivolata di Riolo, angolo. Palla dentro, colpo di testa, traversa di Rotondano. Sfortunati ragazzi in maglia scura in un paio di circostanze, risale Ricchi, tocca di qua, Conversano controlla, alza la testa per entrare in aria, si allunga un po' e la palla non entra, poi non lo so, non lo so, l'arbitro è molto vicino, secondo me nemmeno è entrata, c'è Calvaro.
E allora, check che non è stato breve. Per Antonio live la palla non entra, per me dal video che ne ho viste tante, no? Perché poi ormai sono quasi abituato con i mezzi che ho, che non sono poi le telecamere di ultra generazione che ci hanno in Serie A. Semplicemente due dita a zoomare sull'immagine quanto più possibile. Secondo me nemmeno entrata né live né dal video, nel senso che sul controllo, occhio, vengo con le mani, sul controllo primo del difensore sulla linea, forse là rimane qualche dubbio, ma secondo me tutta quella palla non è entrata, tantomeno dopo sull'autopalo quasi autogol, lì non è proprio entrata e si vedeva live. E allora si rimane con il risultato di 2-0 per i Patet. Provano le betulle. Vediamo un po' che io li chiudo. Bravo Cristiano! Calcio d'angolo. Secondo tempo, avete mai segnato? Il cross sul primo, forte messo fuori da Cafiero. Con le mani Cristiano Mancini. Qualcosa succede. Uno a terra, allontana Riolo, parte un branco di cannibali a caccia del pallone. Ricchi in qualche modo, serie di rimpalli, vince in qualche modo il duello. Miraglia mette fuori, rimessa sotto ora quasi una tempesta. L'acqua cade in maniera energica, angolo. E allora forte dentro raso, piedone di Jengo ad allontanare Arditura contro Turizio, altro piedone lì è di Ciampaglia. Allora Arditura coscione sul pallone, prova a scattare, interviene col destro Calabro, cerca di Bonito, non la tocca, sì la tocca lui, rimessa maglia nera. Ancora Arditura, servito con le mani, occhio in mezzo a due. Poi rimpallo con Di Bonito, la palla non esce, anche Ricchi sulla sfera, Di Bonito calcia, la stoppa lì, Palomba apre, Mancini sbaglia, aggancio. Poi testa e palla a Ciampaglia, ginocchio, deviazione, mano. Peggio che dà fastidio anche al nostro obiettivo, mi danno proprio fastidio i raggi che si vedono sui fari dei campi quando piove e qualche goccia va sullo schermo. Vediamo un po', quasi risolvibile questo momento. Qui sbaglia Rotondano due volte, colpito in pieno Ricchi. Adesso col mancino la sposta di Vito, ma chiuso. Di Bonito, chiuso anche lui da Mancini. Doppio passo di Palomba, un po' lento, poi spalla a spalla, recupera bene questo pallone. Lo porta avanti, poi col tacco, si lotta, lì. Ancora Palomba, sulla linea laterale. C'è il tocco di Calabro, rimessa. Dentro nell'aria, si stacca Bracale addirittura nell'area di rigore avversaria, allontana Ciampaglia con un mezzo pallonetto, ultimo uomo Miraglia fallisce l'intervento. Mancini in qualche modo, Ricchi, quante occasioni, spazi larghi, ma non riescono a mettere a terra l'ultimo pallone. Ancora Ricchi, gliela riconquista, punta l'aria, va col sinistro, male, dimentica la sfera. Ora tanti errori tecnici negli ultimi 20 metri, Ciampaglia col destro, male. Però lo chiediamo, Antonio, quanto manca alla fine? Circa 7. Guarda quanto mi danno fastidio si fare, qualcuno mi deve dare una pezza non umida, mentre Dipinto e De Vito strafonano un po', prova a salire, Riolo 1-2 con Ciampaglia, poi colpo di testa lì, di Palomba, Ordi, finta attiva. Uno contro uno con Branco, anzi Calabro, vinto dal giocatore in maglia bianca, palla in verticale, fondo. Rotondano così così nell'aggancio, ma comunque c'è Bracale che chiama, ma distanti tutti, non ti chiama sta palla a conversare che l'ha detto, sì, ma occhio perché stratica a terra, ma recupera Rotondano, fa una giocata impressionante questa qua. Ordi dura molto all'uomo, rimpallo De Vito, ancora Ordi mette il piede Cafiero. Bella bella Anton. Per farvi capire. Si batte, si gioca De Vito, corta Branco. Non si entra. Poi sta allontanare i capi alla zona campanile Mancini. Poi il pallone rinviato in avanti, lo scatto, l'uscita di Jengo che in qualche modo
destro-sinistro, allontana il pericolo. Gran giocata del portiere, De Vito controlla, prova a lanciarsi in porta, chiude Cafiero, arriva la ginocchiata lunga di Branco. Lancio lungo, Ricchi quasi aggancia, quasi. Se lo messo, quasi facendo peggio. Ogni volta che tocco l'obiettivo faccio peggio. E allora prova Rotondano, sbatte sul muro. Jingo col mancino, tocca corto. Sale Mancini, la perde quasi, poi la recupera Palomba, gioca dietro a Jingo, devo pulire questo obiettivo assolutamente. Jingo gioca corto ancora per Palomba, attaccato da due. Ringraziamo Rob Kind, Roberto Gentile, per averci riuscito a pulire l'obiettivo. Mancano più o meno tre. Palla corta dentro, allontana benissimo Riolo. Ok. Palla lunga, Jingo controlla. Dai che stava forse smettendo di piovere. Morbida col mancino, comunque Jingo, portiere che imposta come skill, come stellina. Ce la possiamo anche affidare, Rotondano. Branco 1-2, vince il contrasto Rotondano, poi De Vito, dentro col mancino, palla alta, allontana Riolo. Non si dice lo stesso nemmeno a lui, qui colpo di testa, poi allontana di testa Calabro, spalla, schiena, punizione. Calcio di punizione Rotondano, zona centrocampo, siamo lontani dalla porta. Ma le sue intenzioni sono quelle di calciare in porta. Forte deviazione col ginocchio di Palomba. La palla che torna a questo lato qua del campo. Rimessa. Si combatte sempre lì. Rotondano. Palomba cerca spazio per il destro. Affida a Branco che carica a testa bassa, cerca soluzioni, punizione. Batte subito, palla dietro, collo piede di Rotondano, fuori. 30 secondi alla fine di Betulle, FCP 2-0 per la squadra capitanata da Riolo. Occhio qua alla conclusione ravvicinata di Ciampaglia, non colpisce la porta. Jingo col mancino, prova ad affrettare. Turizio non riesce ad arrivare su questo pallone, ci riesce arditura di testa, ma il match finisce qui. 2-0, i Patd, l'FCP vince ancora, 2-2. E allora, abbiamo d'ombrelli, facciamo un castello. No, no, il terzo no, perché mi ombreggi e non si vede più una minchia. Corcio, apprezzo il gesto però. Lui è capitano di Corcio Nero, spresentatevi. Poi vi affronterete quando vi fate più grandi. E allora, Betulle, FCP, secondo me non si vedrà niente questo video qua. Così. Finisce 2-0 per gli FCP. Libraro guarda i suoi da fuori. Cosa è mancato oggi per portare a casa punti, secondo te? Avevamo una squadra molto rimaneggiata. Non c'ero io, non c'era Mario Esposito, non c'era Filippo Fenda. E siamo stati sfortunati, abbiamo avuto due pali, due traverse, però ci voleva più cattiveria e meno nervosismo in campo, perché le partite si vincono con calma, facendo girare palla e creando spazi. Invece il secondo tempo siamo entrati molto così e il primo abbiamo avuto delle disattenzioni difensive. Fabri, 2-2, incredibile. Non me lo ci aspettavo anche lui, abbiamo avuto il bene. Stiamo migliorando sempre di più sulla terza partita. Ma poi difesa solidissima, perché però, poi un gol subito in due partite, giusto? Sì, sì. 3-1 e 2-0. Avete battuto i Golden Boys, che è una vecchia guardia. Battete loro, che sono nuovi iscritti, quindi le avete già quasi viste tutte. E in Europa League voi state a 11 punti, meno 1 da questa zona Champions che non potevate prendere. Mannaggia, a saperlo prima. E invece in Europa League potrete essere quasi protagonisti. Continuiamo così. E allora salutiamo le Betulle, gli FCP. Io non capisco Turizio, osservate. Sei straordinario Turizio, li osserva sotto l'acqua con meno 10. E allora complimenti a queste squadre che ritroveremo tra una settimana in Europa, perché poi tutti in Europa tra una settimana. Prendete i biglietti, i voli, cose.